Il Teramo getta al vento una vittoria che sembrava già in tasca. Perde 1-2 in casa contro il Vicenza dopo essere andata in vantaggio nella ripresa con un gol al quarto di Bacio Terracino, che ha raccolto l'invito di Varas dal fondo e complice anche la deviazione di Malomo ha battuto Valentini. Dopo un primo tempo non bello, ma con Varas come sempre sempre pericoloso, il Teramo nella ripresa dunque trova il vantaggio proprio con Bacio Terracino, ma è a questo punto che arriva il solito peccato mortale della formazione di Asta, che toglie un attaccante e inserisce un difensore, si mette 5-3-2 e smette di giocare la formazione di casa, permettendo al Vicenza di tornare in partita con un calcio di rigore che De Giorgio trasforma dopo il fallo di Altobelli su Giraudo. A questo punto la formazione di Zanini prende coraggio e vince la partita, perché inserisce anche Giacomelli e Comi, ed è proprio l'ex Pescara a 6 minuti dal termine che slalomeggia sulla linea di fondo e batte sul primo palo Lewandowski. Il Teramo non ne ha più e perde una partita sanguinosa che la condanna a rimanere a quota 21 punti in classifica, e adesso la settimana prossima la trasferta di Ravenna sarà delicatissima.